Buonasera Duce e benvenuti alla prima puntata di Chanton Ladin, che è il nuovo programma di Telebelum Parladin, che ne permette di far conoscere ciò che succede in quella parte della provincia di Belum, in cui ancora vive la cultura, le tradizioni e soprattutto la lingua ladina. E sono tan contenta di far ascoltare i differenti linguaggi ladin che vengono scoperti ancora adesso in questi luoghi. Questo progetto è il pol partito mai col contributo della Regione del Veneto e della provincia di Belum. Ascoltona allora il saluto di Silvia Cestaro, consigliera della Regione, e di Roberto Padrin, presidente della provincia. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa partenza del telegiornale Ladino che è stato fortemente voluto dalla Regione Veneto, dalla provincia di Belluno e grazie alla collaborazione di Telebelluno prende il via. È un modo per far conoscere a tutti quanti quello che è la vita all'interno delle valli ladine, ma anche e soprattutto comunicare una cultura che è alla base storica appunto della vita di queste valli. Viene espressa con una lingua, ma anche con tanti modi differenti di rappresentarsi, dal vestiario alle tradizioni delle varie attività che vengono fatte durante l'anno. Come Regione Veneto ci crediamo molto. Nel 2021 è stato approvato un mio disegno di legge che ha portato l'autonomia alla provincia di Belluno proprio come competenza per le minoranze linguistiche e questa è una grande soddisfazione. A questo ha seguito appunto la ricerca di un nuovo finanziamento proprio per permettere la partenza di questo telegiornale ladino. Buongiorno a tutti, qui siamo qua a descorre del telegiornale ladin che partirà ante questi dì e che ne racconterà quel che lei vive in tutte le nostre valli, non in una val specifica, ma in tutte le valli ladine con le differenti modi di descorre e differenti tradizioni. Tante persone che descorrerà e ne racconterà che succede e le è un modo per ne fai conoscere a nosotros come che si vive, ma anche a tutta quanta la provincia di Belun, che le è il modo di vivere e le tradizioni, la cultura e anche i problemi che avevano in tutte le nostre val. Vi auguro una buona visione, spero che sia interessante per tutti, per i ladins, per se conosce tra di noi, ma anche per tutti quanti che altri abitanti e anche chi che non, magari non vive nella nostra provincia, ma la voglia di ne conoscere e di ne sentire scorrere. Se ne accorderanno tutti quanti di come che le differenze tra le varie valade, tra il modo di scorrere e anche come che le differenze il modo di se vestì e di se comportare in delle tradizioni. Sani e Kramarzea Duc. Il progetto del TG Ladino è sicuramente un'iniziativa molto importante, significativa, fortemente voluta dalla provincia di Belluno, finanziata dalla Regione del Veneto, che ringrazio per aver dato piena autonomia su questa delega, anche nel rispetto della legge 25, la famosa legge del 2014, che dà autonomia su alcune funzioni proprio all'ente provincia. È stato un percorso complesso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Io mi auguro veramente che questa possa essere un'occasione per tutelare, ma soprattutto promuovere quella che è l'attività delle minoranze linguistiche, che rappresentano un patrimonio storico culturale che dobbiamo sicuramente salvaguardare il più possibile. Mi auguro anche che ci sia anche un po' l'occasione, dando pari dignità a tutte le anime ladine, di poter veramente costruire e approfondire diverse tematiche che possano essere veramente una grandissima occasione per tutti per esaltare questa parte storica del nostro territorio che va fatta conoscere sempre di più, ma soprattutto che va concretizzata attraverso tante iniziative che loro annualmente, oserei dire mensilmente, fanno proprio a vantaggio del territorio e della loro storia. Per cominciare, Polito ha una cara ricordata persona che in te anni l'ha dato tanto a fai, l'ha spenduto tanto per il ladin e per la cultura ladina, anche su Telebelum, dove l'abbiamo messo in quel programma, le nuove ladines. Quest'uomo, questa persona che tanti di voi conoscerà bene, le Don Lorenzo dell'Andrea, o pre Laurenz dei Deven, come che l'era conosciuto in Te Selva, che era il luogo dove era nato.
E volono ricordare, ascoltano come che lo ricorda due persone che l'ha conosciuto da Vesin. Ricordo che mi demo Barba Laurenz, le che il nome forte, deciso, sicuro, un nome che la volu essere per tutta la vita per suo conto, sia in tel lavoro che in tela vita, fin agli ultimi suoi momenti. Ma è stato anche un nome modesto, che l'ha sempre parla poco di quel che fea, dei suoi tanti impegni, delle sue riuscite. Non che le sendut dove, tosat da selva, dal suo paese, dalla famea, che però l'ha sempre portata in te il suo cuore tutta la vita. La parla tanto del suo paese, a non che le stat tanto legata alla famea, a nome che l'ha sempre cercata, nonostante i tanti impegni, da essere presente come che l'ha potuto. Che piacea tanto fa anche sport, che piacea di coi ski, che piacea di arrampicare su per ste monte. Ogni volta che navigava, il telefonava a domandare quanta neve che l'aveva fatta, perché il visea l'aveva da venire su a sciare. L'aveva un liam da sen strent col dialetto, parla a cesa sua, in te la sua famea, un dialetto che l'ha sempre cercata a portare in avanti anche con ostinazione. L'ha scritto un vocabolare a testimonianza della sua ora, ma anche di quel che è la nostra tradizione, la storia del nostro paese. Un ricordo bel che hai della mia infanzia a una con él, la mia prima camminata su per ste monte, sul Verdal che le qua da re selva. Andi le venu su da Belum, dalla città, e mi ha portato fin lassù in cima a Vardadù, la nostra villa, la villa di Tofoldo, che è steane, dall'aut. Un bel ricordo che mi porta da re de Mobarba. L'era lontano tanti tempo dell'anno. Però hai avuto a caro, c'è da il al manco il due insegnamenti importanti che mi porta Drio. Che il da non aveva paura di affrontare le esperienze che la vita la mi mette davanti. Come che il fea il? Mi ha insegnato a provare a fare sempre robe nuove, perché le tante da imparare da quel che si fa e soprattutto da chi altro. E la seconda roba è essere sempre grata di quel che la vita mi offre, soprattutto di quel che chi altri fa per me, perché non è una roba che bisogna considerare scontata, nia non le dovu. E i ricordi più grandi che mi porta Drio de Mobarba e che cerca da fa miei. Il primo ricordo di Pre Laurenz, come che il se firmava, che anche lo scriveva in ladin, mi like anche il passava con la macchina su Parlandria a portare a fare un giro a Pare Vege. Questo è proprio il primo ricordo che hai di Don Lorenzo. L'ha dato lustro a Selva, anche su Tele Belluno. Balguin mi ha detto le picche Tele Belluno, le Tele Selva, e ha fatto una battuta. A Selva il sempre voluto bene, a Selva era amato e non manciava mai alle sagre del paese, alla messa dei Carmi, alla messa di San Svaldo. Voi ricordate che è stato fondatore della Unione dei Ladin da Selva e le merito suo, che la Siena Suda, l'ha sempre sostenuta, l'ha sempre portata in avanti e l'ha pubblicato oggi i suoi libri, che gli stai più di un, diversi, con l'Unione dei Ladin da Selva. Questo è il più grande regalo che l'avesse potuto nella Sasta, il vocabolare, il libro Selva non sa cante, storia, di fotografie, di cultura ladina. Per la comunità di Selva che si è mangiata, Don Lorenzo è una gran perdita. Però dirò in avanti col suo motto che le parcie che chi dove aveva da di dare le pedie di chi da non sa cante. Adesso ho anche il contributo del presidente della Federazione Ladina della provincia di Belum, Lucio Aiker Clere. Direi algo per ladin dal comelgo e algo invece per italian. Ma pixei è la roba che mi interessa da di per quanto riguarda questa iniziativa dal TG Ladin o dal Conchitislere. Per inglese il magazine, in è che è una forma di conoscenza della nostra lingua fatta per
praticamente un sistema che ne è la televisione che arriva su tutto il Cile, e questo mi fa un gran piacere perché che non, loro come gruppi, le unioni ladine per la provincia, per la regione, sono arrivati a questo risultato grazie a Telebellù. E dopo in italiano invece volevo ricordare due figure di prestigio della provincia che hanno contribuito a fare in modo che il ladino diventasse un patrimonio comunque insomma molto apprezzato e seguito anche a livello istituzionale, perché c'erano molti che avevano scritto, anche forse musicato qualcosa e soprattutto tenuto viva la tradizione, ma in realtà ciò che è nato per la parte non Fodom e Ampezzo, ma il resto della provincia, è stato merito assoluto di Don Sergio Sacco e di Don Lorenzo Dall'Andrea, che hanno messo in piedi, all'inizio la chiamavano la Din Sabonora, poi lentamente ci siamo organizzati nella federazione e loro comunque hanno continuato a collaborare. Don Lorenzo ha fatto un vocabolario, come tanti ricorderanno, e Don Sergio Sacco curava una rivista trimestrale che si chiamava La Dins e ha sempre sostenuto questa nostra capacità di dar valore alla lingua. Ricordo un episodio particolare. Noi nel 2003, come gruppo musicale di Costalta, avevamo creato una messa ladina, si chiama, con anche i testi sia del Vecchio Testamento come del Nuovo, e a celebrare la messa e anche a fare la predica in ladino è stato Don Sergio Sacco, quindi lui che se n'è appena andato da questo mondo, vorrei proprio dargli un saluto molto affettuoso e particolare, proprio come ladino e come presidente dell'Unione Ladina del Comelgo e della Federazione. Colestro de Pre Laurens, adesso lo noi auter la parte che non ha lasciato per mantenere vif ladin e la cultura ladina anche a casu Telebellum. Grazie per essere stati con noi auter, se vedon sta settimana che ven e buona continuazione.